Io è chiaro che, come ho detto sempre, l'attaccante deve sempre segnare e quello che lo fa felice, però io in questo periodo per me va bene così, l'importante è che continuino questi risultati, poi si segna meglio, poi si segna tre gol da come ha segnato e vinciamo, va alla grande così, per me no, non è un problema se non segno, l'importante alla fine è vincere. Penso che in questo periodo, dopo che è passato anche prima, non è che mi allenavo male, però magari fisicamente sto molto meglio di prima. Anche una questione fisica e mentale, magari con tutto quel casino del calciomercato, la testa non era molto tranquilla, anche se erano cose che no, dal mio punto di vista non erano mai accadute, però penso che quello è fondamentale. Poi anche il lavoro della squadra che sta facendo, che se la squadra gira bene, penso che tutti i giocatori riescono a girare bene. Già quando la squadra non sta bene, è chiaro che fai più fatica a dimostrare le tue qualità, no? Penso che non siamo così scemi dopo aver sofferto, perché all'inizio stavamo soffrendo tanto e sicuramente all'inizio dell'anno una partita come quella di Genova, alle 7 minuti perdendo 1-0, sicuramente no. Non l'avevamo mai rimontato. No? Io penso che la squadra ha capito che per giocare in Serie A deve giocare con una certa personalità e essere molto compatto. E credo che quello noi l'abbiamo capito. Non penso che la squadra mollerà proprio in questo momento. No? Vado con il pensiero di voler dimostrare a Napoli, sennò vado con la mentalità che noi in queste due partite abbiamo una grande possibilità quasi raggiungere la salvezza, non pensando che il Napoli, che sia il Siena, che la squadra che sia. Noi domenica dobbiamo fare risultato a tutti i costi.